In archivio la 14ª edizione del Premio Nazionale Sipario d'Oro. La manifestazione, presentata da Margherita Truppiano e Claudia Badalamenti, si è svolta davanti la casa natale di Luigi Pirandello. Tra i premiati, un giovane imprenditore agrigentino, Andrea Messina, il professor Enrico Grinceri, esperto in chirurgia epatobiliare e trapianti di fegato, e Fabio Marchese Ragona, giornalista vaticanista, che ha intervistato in esclusiva mondiale Papa Francesco. Un premio speciale andato a Piera Maggio, madre di Denise Pitone, con lei ad Agrigento il suo avvocato Giacomo Frazzitta. Soddisfatto per l'ottima riuscita della manifestazione, il patron Lelio Castaldo. Siamo felici perché è un premio che è cresciuto sempre di più, come dicevo ieri in un'intervista, senza però sminuire le edizioni precedenti, perché nelle edizioni precedenti c'erano personaggi altrettanto illustri rispetto a quelli di stasera, forse con meno problemi, come potrebbe essere la figura di Piera Maggio, che sappiamo ha vissuto un problema nazionale. Soddisfazione, grande pubblico, grande successo. Ringrazio tutti, ringrazio chi veramente ci ha consentito di poter fare questa serata. Ma sicuramente un grazie a te, patron. Un grazie a me, io cerco di metterla tutta con grandi sacrifici, però andiamo avanti, andiamo avanti. È una serata veramente importante, sono nomi eccellenti, tanti anche i miei colleghi, eccellenza anche nel loro campo, giornalisti, c'è anche Piera Maggio, l'avvocato Frazzitta. E devo dire che una manifestazione del genere, nonostante le problematiche del Covid e della pandemia, riusciamo a portarla avanti. Sono lusingato di essere presente anche perché anche poi dovrò dare un omaggio a qualche ospite, quindi penso che delle manifestazioni di questo tono siano importanti anche per la nostra Agrigento. Lei, professore, da siciliano è un punto di riferimento per tanti siciliani, anche agrigentini. Sì, no, questa cosa mi inorgogliosisce davvero tanto. Spero di dare sempre il mio contributo a chi me lo chiede quando c'è bisogno. Rispondo presente. Risponde presente. Ecco, parliamo di Covid. E cosa dirà i Novax, professore? Ma purtroppo ai Novax c'è poco da dire, perché convincerli non ci riusciamo, davvero non ci riusciamo. E noi in questo momento a Padova abbiamo una situazione che sta diventando nuovamente drammatica, ci sta facendo tornare indietro di qualche mese con le terapie intensive già quasi piene e il 90% di pazienti purtroppo sono Novax. Il problema di questo impiego delle terapie intensive, impiego che definirei improprio delle terapie intensive, e che toglie spazio ai pazienti che realmente hanno bisogno di terapia intensiva. Pensate a tutti i pazienti che noi trapiantiamo, ai pazienti che operiamo con interventi complessi, che hanno bisogno di un posto in terapia intensiva e non trovano posto proprio perché occupato da altri pazienti che potrebbero evitare di finire in terapia intensiva solo se si vaccinassero. Piera Maggio, un premio speciale per questa sera, per la grande voglia di giustizia, è così? Ma sicuramente sì, questa grande voglia di giustizia che non, in tutti questi anni non abbiamo mai mollato. E ringrazio gli organizzatori per aver pensato a me e soprattutto Denise. Non dobbiamo mai mollare. Piera, non avrà pace chi fa male a un bambino, ho letto una sua Sì. frase. Ecco, è un messaggio a chi sa e non parla. Certamente, ma anche perché sicuramente chiunque sia stato a rapire Denise sicuramente non avrà la coscienza pulita, anche se apparentemente nascondono il fattaccio che hanno commesso, di certo hanno la coscienza sporca, quindi non avranno sicuramente pace, non l'avranno mai. Avvocato Frazzitta, mettere passione nel lavoro. Lei ha messo e mette tanta passione per il caso Denise. Sì, è chiaro che questo è un caso che tocca innanzitutto le corde di noi genitori e quindi quando vi è coinvolto un bambino in una storia triste e brutta come quella che comunque ha coinvolto Denise Pipitone, oltre all'aspetto, diciamo, tecnico-giuridico, è chiaro che metti passione a cercare la verità. Siamo contenti di essere oggi qui perché comunque è anche un modo questo per tenere alta l'attenzione sul caso di Denise Pipitone. L'unico vero premio sarebbe trovare Denise.
o comunque un altro premio sarebbe almeno avere la verità sul rapimento di Denis Pipitone e vedere i colpevoli condannati. Questo purtroppo ancora oggi noi non lo abbiamo ed è quello che richiediamo, colpevoli e verità. Oggi Agrigento sta facendo veramente una bella carezza alla mamma Coraggio Piera Maggio, a tutti noi che abbiamo da sempre lottato, e ringraziamo il patron Lelio Castaldo per questa carezza che oggi dà e serve per tenere alta l'attenzione. Ecco avvocato, io non le voglio chiedere un commento, fare un commento, un magistrato che ha indagato sul caso Denis, che è indagato. Noi rispettiamo la magistratura sempre e comunque, perché è uno dei pilastri istituzionali del nostro sistema democratico, quindi abbiamo sempre avuto fiducia anche quando non abbiamo raggiunto gli obiettivi. Abbiamo sempre detto, il giorno stesso in cui c'è stata la sentenza della Suprema Corte, che noi rispettavamo la sentenza della Suprema Corte, perché in Italia c'è bisogno comunque di certezze anche quando queste ci danno immense incertezze, come nel nostro caso. Fabio, intervistare un pontefice, lo immaginavi? Nessuno lo immagina, perché è qualcosa che è forse nei sogni di ogni giornalista. Io posso dire di aver avuto una buona dose di fortuna, e poi il fatto è anche di aver incontrato un Papa come questo, che è come se fosse il parroco del paese, come se fosse l'arciprete della città. È una persona umile, sensibile, ed è anche una persona che, quando è di fronte a te, che tu vedi l'uomo vestito di bianco che è il Papa, i primi momenti sei emozionato, ma poi ti mette a tuo agio. Una persona che è rimasto quello di allora, quando era parroco e quando era arcivescovo di Buenos Aires, e quindi diciamo che è un sogno che si realizza e che si è realizzato. Cosa hai provato appena ti sei seduto davanti a Francesco? Grande emozione, però devo dire anche una cosa che mi ha spiazzato, perché quando mi sono seduto, mentre il cameraman stava finendo di sistemare le ultime cose, ha detto: voi continuate che io intanto mi raccolgo in preghiera. Ha pregato un po', dopo io ho fatto il saluto iniziale dicendo grazie per averci accolto, e lui mi ha spiazzato perché a un certo punto ha detto: no, grazie a te che ti sei scomodato a venire fino a qua. E questa è stata la cosa più incredibile. Sappiamo che chi fa il vaccino tende ad avere una malattia meno, nel caso prende il contagio, tende ad avere una malattia meno pericolosa e sicuramente con una riduzione netta della mortalità. Ecco, questo dobbiamo riflettere tutti, e in questo momento, in attesa di nuovi presidi terapeutici, è l'unica cosa che possiamo e dobbiamo fare. Ma è possibile che ci sono pure dei medici Novax? Beh, allora su questo è difficile esprimersi, perché bisogna capire se è una questione ideologica o se c'è dietro un'analisi di dati che potrebbe anche fare vedere le cose in modo diverso. Io spero che non sia una questione ideologica, ma sicuramente anche io, che sono critico insegnando metodologia della ricerca su alcuni aspetti anche autorizzativi di questo vaccino, devo sottolineare che in questo momento è l'unica cosa che possiamo fare e che quindi dobbiamo fare. Professore, la speranza per i cardiopatici? La speranza risiede in una ricerca avanzata che ci consenta una maggiore caratterizzazione delle malattie dal punto di vista genetico, morfologico e molecolare, nel senso che attualmente la cardiologia è in grado di pagliare, di limitare i danni delle malattie, ma non è in grado quasi mai di risolverli completamente, perché la causa e i meccanismi di danno sono ancora sconosciuti. Non sappiamo perché molte aritmie maligne portano a morte, perché non conosciamo l'origine, non sappiamo perché una placca coronarica si chiude improvvisamente in un determinato momento, perché non conosciamo i meccanismi che portano alla rottura della placca e quindi all'infarto, alla morte improvvisa. Il futuro della cardiologia risiederà in una ricerca che consentirà di acquisire la conoscenza sulle cause
e i meccanismi di danno. Andrea Messina, il premio Sipario d'Oro per l'attività imprenditoriale, in che cosa lo vogliamo dire? Grazie, noi intanto onoratissimo di ricevere questo premio. Credo che la commissione presieduta da Castaldo, dal giornalista Castaldo, abbia voluto onorarmi per le attività svolte negli ultimi 15 anni dal mio rientro a questa parte in materia fondamentalmente economica in provincia principalmente, ma in generale anche su ambito regionale. La nostra è un'azienda che si occupa principalmente di analisi sui materiali da costruzione, sui terreni, attività scientifiche e tecniche fortemente specializzate. Il premio per me rimane uno stimolo molto forte, non solo a livello personale per continuare su questa strada, ma anche come riconoscimento per tutti i giovani che come me decidono di rimboccarsi le maniche a testa bassa, continuare a investire su questa provincia, sia in termini ovviamente economici, sia in termini proprio di sforzo intellettuale e pratico. Il Parlamento della Legalità Internazionale è presente questa sera qui al CAOS per un premio. Lei rappresenta il Parlamento. Il Parlamento della Legalità è un movimento apartitico, interculturale, interconfessionale. E nasce proprio qui, in questo territorio, e grazie alla collaborazione propositiva e fattiva tra me e il professore Mannino, che è il presidente onorario. E il Parlamento della Legalità possiamo dire che è la risposta dell'anatema del Papa nella Valle dei Templi, nel messaggio rivolto contro la mafia. Si è diffuso nel territorio di Agrigento proponendo progetti culturali formativi che esaltano i più alti ideali della vita, l'osservanza delle regole, il senso civico, la cittadinanza attiva. Come un premio importante questo, anche perché tu sei un'eccellenza del panorama musicale agrigentino e non solo, per come suoni e per le tue composizioni. Ma spero di esserlo veramente, comunque in ogni caso sono onorato di rappresentare la mia terra in ogni parte del mondo ovunque io vada. Stasera essere qui mi dà tanta felicità perché è una serata davvero importante con grandi premiati e esserci è bellissimo. Ritornare dopo il Covid che effetto fa? Ma fa un effetto un po' frastornante, però la voglia di rilavorare, di fare musica, la voglia di palco, insomma è una cosa che era necessaria, era vitale. Quindi finalmente, ancora le precauzioni sono fondamentali, però cerchiamo di essere più attenti possibile. Grazie a tutti.